Stamattina sono a Firenze, in via Tornabuoni, per scoprire una storia che è veramente fantastica, ricca di un sacco di aneddoti. È una storia di imprenditoria, una storia di italianità, e adesso vi porto in questa bellissima boutique, che è la boutique di Lokman, che è un monumento storico dove è stata peraltro recitata la prima opera della storia, per intervistare Marco Mantovani, il fondatore e presidente di Lokman, di cui adesso andremo a scoprire la storia. Andiamo! Marco Mantovani, grazie di essere qua con me, benvenuto su IM Casa, presidente e fondatore di Lokman, alla fine l'anima che ha dato vita a questo bellissimo progetto. Per chi non ti conoscesse ancora, comincio sempre così, chi è Marco Mantovani, a parte il ruolo? Una persona che ha valori semplici, perché poi... Famiglia, lavoro sono due parti molto importanti, e aggiungo sicuramente la natura, l'isola dove sono nato e dove vivo, e quindi su questi fondamenti secondo me importanti ho costruito un po' tutta la mia vita e anche la mia carriera professionale. Certamente la passione per questo settore e dunque il lavoro in generale ha occupato gran parte della mia vita e tuttora non dico che lavoro 24 ore su 24, ma questo è un settore che quando si ama ti accompagna tutto il giorno, e nei pensieri, nei sogni. Certo, anche una passione. L'ispirazione, la fantasia, certo, una passione. Giustamente dicevi l'isola, l'Elba, ovviamente, certo. Infatti tutti vi conoscono per questa legame forte con l'isola, che è dove siete poi basati. Ma un uccellino ieri sera mi ha detto che nella tua testa c'era tutt'altra carriera addirittura legata all'Elba, o mi sbaglio? Non so chi sia l'uccellino, ma è vero, proprio per questa grande passione per la natura ho sempre pensato di fare qualche lavoro che fosse all'aria aperta, molto a contatto con la natura. Pensavo alla guardia forestale, io volevo studiare scienze forestali, che ai tempi era una facoltà che però era lontana, non era possibile, quindi alla fine ho iniziato a fare legge con scarsa volontà, ma poi quando ho incontrato il lavoro mi sono innamorato di questo settore e ho mollato gli studi e da quel momento, ecco, diciamo che ci siamo impegnati tanto in questa missione, ma che mi ha anche portato lontano dall'Elba, quindi ho girato molto il mondo, ho avuto la fortuna di conoscere persone che mi hanno insegnato tanto, ma quando ho potuto ho riportato non solo l'azienda, le radici, tutto l'impianto industriale, professionale e l'amministrazione all'isola d'Elba, quindi poi la famiglia, i figli, tutti all'Elba, oggi in realtà sono un po' sparsi anche loro per il mondo, e questo è, continuiamo come sempre a fare questo lavoro che ci appassiona, cercando di farlo al meglio e molto focalizzati sui cambiamenti che necessariamente questo settore ha sempre avuto, e quindi bisogna cercare un po' di sentirli e anticiparli, ecco, questo fa un po' parte delle caratteristiche di noi italiani, che abbiamo una certa sensibilità, non soltanto estetica, anche tecnica, e sentiamo un pochino le tendenze, le evoluzioni, forse prima di altri. Infatti siete arrivati comunque sul mercato con i quadranti in pietra, nell'anno in cui i quadranti in pietra sono rinati e sono tornati a essere apprezzati un po' da tutti, non è da poco, di solito ci arrivano tutti quell'anno e mezzo, due dopo. Causa tempi di produzione, per cui direi che ci siamo indubbiamente riusciti. Ma come passiamo da, appunto, questa volontà di rimanere all'Elba, questo studiare legge, questo voler rimanere nella natura, a poi Lokman, che so che
in origine non faceva orologi propriamente. Allora, Lochmann è in realtà l'unione dei cognomi di Locci e Mantovani. Certo. Locci era un ottimo designer, tuttora lavora con successo nel settore, e abbiamo cercato di unire passione e competenza. Si è aggiunto dopo poco un'altra figura, un amico d'infanzia che tuttora lavora nel settore, che è Claudio Fanucchi, anche lui credo che abbia una storia con marche prestigiose, quindi credo che questo settore abbia dato tanto a tutti. E dopo poco diciamo, siamo partiti facendo design, il nome okay. dell'azienda era Lochmann Design, e casualmente, perché poi facevamo articoli in pelle, mio padre vendeva pellami e c'era questa collezione di cinturini in pelle che abbiamo portato a Basilea, è stato un successo. Lì che anno era? Era 86. Subito abbiamo incontrato delle figure che ci hanno preso in simpatia, ma anche che vedevano in noi un potenziale. La prima visita, il primo stand in cui siamo entrati a Basilea, appunto nel 1986, che ho incontrato era Gino Macaluso. Vabbè, certo, che ci ha invitato a Torino, e da lì è partita tutta una lunga storia professionale. Chi era già Breitling ai tempi? Era il primo anno in cui importava Breitling in Italia, io l'ho seguito poi Macaluso per tanti anni, è stato un grande maestro. Però mentre lavoravamo per vari marchi, sempre facendo design? Sì, okay. A un certo punto decidemmo di fare un orologio per noi, che era questo orologio in radica, una radica che è un materiale tipico dell'arcipelago toscano, del Mediterraneo, e quando lo vide Carlo Crocco, che era nostro cliente ed era il presidente di Hublot, mi piacque moltissimo, c'era già un rapporto di simpatia, volle entrare in società e prese la distribuzione di Lochmann in tutto il mondo, quindi fu per noi un lancio incredibile, perché con la radica. La radica fu quello che vi lanciò. Sì, assolutamente, assolutamente. Continuando poi a fare il nostro normale lavoro anche per terzi, però la cosa significativa, ecco, ai tempi tutte le aziende con cui lavoravamo erano aziende familiari, quindi in Svizzera, come in Italia, c'erano famiglie che gestivano i brand. E devo dire che molto spesso la produzione poi veniva seguita in Italia. Una di queste fabbriche era Genesi, dei fratelli Leandri, che poi piano piano, noi crescendo di competenza e dimensione, loro di età, ce l'hanno piano piano venduta. E a un certo punto io desideravo avere la storia della mia azienda all'Isola d'Elba, dove c'era già una succursale dell'azienda. Su questo piano industriale non tutti erano d'accordo, Carlo Crocco credo avesse già intenzione di cedere, e mi ha concesso la possibilità di liquidare tutti i soci, compreso lui, e di fare la mia avventura professionale ripartendo dall'Elba, dove abbiamo costruito un impianto industriale che per i tempi era davvero moderno. Quindi producevate? Sì, sì, assolutamente. E mi ha aiutato molto questo nuovo socio, Peppino Pea, e Ben Feigenbaum, un amico americano che poi è stato fondamentale per il rilancio, perché ha creato una distribuzione straordinaria in America con una linea di orologi in diamanti e alluminio. Abbiamo fatto veramente un grandissimo exploit negli Stati Uniti. Lui aveva messo il prodotto in negozi di altissimo livello. Ricordo che questa linea di orologi con diamanti e alluminio, che era veramente molto innovativa, fu notata da alcune star. Ricordo un compleanno di Jennifer Lopez festeggiato da Puff Daddy, che le aveva comprato i nostri orologi. Lì ci fu veramente una specie di rincorsa poi a questi orologi che erano in vendita da Bergdorf Goodman. Caspita, e da lì è partita una cosa incredibile. Mi ricordo una telefonata di Elton John in ufficio, lui che non spiccicava parola, quindi ci ha passato un'altra persona, perché lui parlava un po' francese, un po' inglese, strano, eccetera.
alla fine voleva 300 orologi 300. Che dovremmo produrre e portargli personalmente a Saint-Tropez per una festa, dove quindi tutto il mondo della musica inglese iniziò a mettersi i nostri orologi, fu senza neanche bisogno di averlo come testimone, proprio come cliente. Sì, assolutamente. Spaziale. E sempre poco dopo, ma più o meno in quel periodo lì, noi poi fummo partecipati da OPA. Il dottor Gnutti, che era presidente di OPA, è stata un'altra figura che con noi è stato estremamente corretto e ci ha dato veramente grande possibilità di sviluppo. Stava creando un polo del lusso con alcune marche di orologi, era proprietario anche di Minerva, una fabbrica bellissima di movimenti di grande livello, oggi assorbita e oggi assorbita da Richemont, e si appassionò molto a Lockman, prese una partecipazione di minoranza e creò comunque per noi competenza sviluppo, era molto finanziaria come partecipazione, però lui era veramente un appassionato, aprì un negozio di sua proprietà sotto la sede di OBA, che ai tempi aveva mi sembra 600 partecipazioni, quindi una galassia, tra cui Telecom, per farvi capire, in questa boutique che gestiva lui con la sua famiglia vendeva tantissimi orologi a Brescia, proprio sotto la sede di OBA. Per noi anche quello fu un paragrafo importante di sviluppo e Berlusconi era un socio di OPA. Casualmente un giorno riceviamo una lettera da parte del cerimoniale della Presidenza del Consiglio in cui volevano fare un bando per le marche italiane per fare degli omaggi al G7. E noi mandiamo un cofanetto di orologi con un orologio con quadrante verde, cinturino verde, uno bianco e bianco e l'altro rosso, certo. E rosso. E dopo qualche tempo, io mi ricordo che erano le 10 di sera, noi eravamo abituati a lavorare fino a tardi, arriva una telefonata in ufficio, risponde il nostro direttore generale che era dall'altra parte di una finestra a vetri, e io vedo che risponde, lo vedevo un po' perplesso, poi alle 10:30 e faceva dei segni. Non capivo, mi passa questa telefonata ed era lui, mi consenta, ecco, avrei bisogno che lei venisse domani mattina, erano 10 di sera, domani mattina verso le 9 a Roma, a Palazzo Grazioli, e nacque così una bellissima collaborazione che è durata tanti anni, quindi tuttora noi lavoriamo molto con lo Stato italiano, ma fummo fornitori della Presidenza del Consiglio, lui regalò al G7 tanti nostri orologi a tutti i capi di Stato e poi tutti gli anni ha regalato comprando sempre pagando personalmente, non faceva pagare il governo, pagava lui, mi ricordo Spinelli che era il suo ragioniere personale che puntualissimo ci mandava i bonifici, lo scontrino fiscale, mandava il bonifico, quindi una persona con noi è stata correttissima. E anche lui portava un vostro orologio alle volte? Lui portava solo l'orologio del padre. Okay. Rarissimamente ha messo altre cose, per tutto il periodo in cui l'ho conosciuto io lui portava un orologio che era di suo padre e a cui era affezionatissimo, un orologio d'oro con maglia Milano e portava era molto legato alla figura paterna e anche materna. Lui generalmente mi invitava a casa sua per vedere la partita e a fine durante la partita sceglievamo. Immagino del Milan. Sì, certo. Immagino. E poi a fine partita invece arrivavano tanti suoi collaboratori. Io andavo a casa, ma lui continuava a lavorare. Ecco, proprio un personaggio particolarissimo, con tutti i grandissimi pregi dell'imprenditore. La politica è una cosa che secondo me faceva con passione, ma con fatica, perché era un uomo molto spontaneo. Ma era un grande appassionato di orologi, con grande senso estetico e quindi c'è stata anche questa cosa che obiettivamente ha divulgato molto il nostro prodotto a livello internazionale, perché veramente amava un po' regalarlo soprattutto a persone di livello internazionale, politici, ministri, quindi abbiamo avuto Tony Blair, tantissime persone che hanno sempre messo Vladimir Putin. Non è proprio il periodo, esatto, però, esatto. Proprio il periodo, però. No, beh, anche lui è grande appassionato di orologi, sì, tra l'altro. Sì. E per cui, niente, questa cosa
Berlusconi gioca sempre un ruolo nelle storie di imprenditoria italiana. Tutte le volte che c'è una storia di successo c'è anche Silvio da qualche parte. In quel periodo poi c'è stata un'evoluzione, è stata molto simpatica anche questa. Noi lavoravamo già, avevamo fatto degli orologi per Alfa Romeo con un collaboratore di Fiat, un grande dirigente, e grazie a un'amicizia siamo stati chiamati dalla Poelcan quando è stata lanciata la Fiat 500, che ci ha messo in contatto con un certo Giolito che era il designer, e per il lancio facemmo una prima serie di 500 orologi con Giolito, che disegnò il quadrante, un orologio gigantesco ma molto molto adatto secondo me, e la prima serie che uscì insieme alla macchina fu fulminata, era un orologio che costava circa 1.000 euro, subito esatto. Allora ne facemmo altre due, prima un'altra con dei colori leggermente diversi, e anche lei fulminò immediatamente con le vendite ogni pezzo, e poi ne facciamo una terza che si vendette bene anche quella, e quindi anche quella fu un'esperienza di imprenditoria, di conoscenza con una grande famiglia della nostra storia italiana, ecco. È stato bello anche questo come esperienza. Infatti devo dire, qua ci sono un sacco di spunti, poi abbiamo chiaramente l'Italia qua alle spalle, ma vedo Vasco, vedo Ducati, insomma. Allora, cosa... sulla bandiera, questa non è la bandiera italiana, è la bandiera della Marina italiana. Ok. E una cosa particolare da dire è che l'eroe della Marina è un certo Teseo Tesei, grande eroe della decima MAS, inventore dei siluri a lenta corsa, ai tempi lui è stato uno dei pionieri di Panerai, ed è morto durante una missione, ed è morto da eroe, e quindi è diventato un eroe per tutto il corpo della Marina. Teseo Tesei è nato a Marina di Campo, dove sono nato anch'io, e quindi all'Elba e a Marina di Campo in particolare, le scuole, le piazze, c'è sempre una piazza Teseo Tesei. E quando il ministro della difesa era Martino, che è anche lui un appassionato dell'Elba, e il sottosegretario alla difesa era un'altra persona che conoscevamo bene, decidemmo di fare una serie limitata di orologi dedicati a Teseo Tesei. Ricevemmo il benestare della Marina e anche questo è stato un successo, un orologio bellissimo, uno dei primi orologi in titanio, montava un movimento Unitas manuale e l'altro un movimento ETA meccanico automatico, e fu veramente un grande successo, un orologio con un grado di impermeabilità straordinario, era un sandwich con delle viti al nipples che trattenevano il corpo centrale di titanio massiccio, bellissimo pezzo, ecco, sono finiti anche quelli, ma se un collezionista ne trova qualcuno, quello è veramente un pezzo che oggi costerebbe produrlo una fortuna. Beh, voi su questo avete un trend comunque, perché la radica prima, un materiale più creativo in un certo senso, ricordo la fibra di carbonio per primi, oggi comunque il titanio lucido, che comunque è qualcosa di diverso. Il titanio lucido, pensa che allora noi siamo stati i primi al mondo, in effetti, e mi fa piacere che la fondazione dell'Alta Orologeria Svizzera abbia messo nel 2003 questo tassello, regalandolo a noi italiani, perché nel 2003 abbiamo presentato a Basilea la prima cassa in carbonio. Noi avevamo acquisito una società che si chiamava Materie Future proprio per studiare materiali innovativi, e in particolare il carbonio, quindi grazie a questa partnership uscì questa linea, ma contemporaneamente sempre con questa azienda studiavamo il titanio, che prima di noi avevano fatto alcune marche svizzere, giapponesi, erano i giapponesi, okay, prima col titanio, però era un titanio molto scuro, noi invece volevamo qualcosa di diverso, e stupidamente non brevettammo il titanio lucido, ma fummo i primi anche lì. Mi ricordo che il primo pezzo era un cavallo pazzo, noi facciamo una collezione molto particolare che si chiama Cavallo Pazzo, e una collezione nella collezione, una piccola capsule, fu proprio con la cassa in titanio lucido, costò una fortuna, però era veramente particolare, e dopo introducemmo il titanio lucido anche su una linea di tonneau, era una lavorazione costosa, particolare, l'abbiamo sempre tenuto come know-how, e adesso, in cui io ritengo che finalmente il settore
piano piano si orienterà su questo materiale difficile da lavorare. Quasi, è quasi lo standard di mercato, cioè sta crescendo sempre di più, sta arrivando per anche molti nei marchi blasonati. Allora, noi per esempio non si possono fare tutte le casse in titanio. Alcune casse hanno una predisposizione, altre sono particolarmente complesse o altre impossibili. Però questa mi sembra particolarmente complessa. Dopo ne parliamo. Però meritava questo tipo di realizzazione. Il titanio lucido, ma il titanio in generale, difficilmente si adatta su ghiere girevoli, tutto ciò che ha scatti, è un materiale particolare, molto rigido, ma per esempio su una cassa in acciaio un fondo in titanio ti porta per esempio a un grado di impermeabilità decisamente superiore. Oltre poi alla leggerezza. Oltre alla leggerezza e spessori minori, perché ha un grado di rigidità che non si ovalizza, non si deforma in nessun tipo di situazione. Quindi non solo per questo, ma anche per il fatto che è totalmente biocompatibile, per il fatto che è il 40% più leggero dell'acciaio e per tutta un'altra serie di motivi, secondo me sarà il futuro dell'orologeria. Voi state ancora lavorando molto su questo aspetto dei materiali, perché ormai è anche lì. È un know-how acquisito, ormai per noi è normale, sempre di più e in modo sempre più approfondito ed evoluto. La cassa di decimo canto 5 anni fa non saremmo stati in grado di farlo. Perché non c'erano le tecnologie? Non c'era la tecnologia, non c'era l'expertise. Quella è una cassa complicatissima. Beh, adesso sì, realmente sì. Impensabile. Ecco, esatto. Con le anse così è proprio l'ultima cosa mi verrebbe in mente. Con quelle balze e in realtà il fondo tiene anche la lunetta, c'è un, c'è tutto un sistema particolare di avvitamento. E oddio, è vero? Esatto. Non l'avevo notato. Le asse e la lunetta sono un pezzo. È una cassa in tre pezzi, quindi alla fine. È una cassa in tre pezzi. Ok, fondello, corpo centrale e anse lunetta. Super interessante. Beh, complimenti, anche perché tanti lo fanno alla fine solo per marketing, senza una grande... No, qui era indispensabile per riuscire ad avere col titanio questo tipo di precisione e di dettaglio. Allora, insomma, siamo partiti dall'Elba, che rimane ed è una radice fondamentale. Aggiungo un po' di Firenze anche, perché alla fine... Allora, noi amiamo la Toscana, io sono toscano, però devo dire che ho vissuto a Milano e apprezzo anche la dinamicità, il ruolo che ha Milano nell'economia italiana, e dove peraltro abbiamo questa azienda che si chiama, adesso in realtà noi l'abbiamo acquisita nel 2003 e l'abbiamo incorporata l'anno scorso, quindi Genesi è rimasto come nome, un nome storico per un'azienda che è nata negli anni 50, ma oggi è Lokman, la partita IVA è Lokman S.p.A. Quindi per noi Milano è importante, in Genesi abbiamo ereditato delle figure di grandissimo spessore tecnico, una grande esperienza, una marea di brevetti, soprattutto sull'uso di materiali speciali. E lì, guarda, io veramente credo, a me piace molto questa intervista perché sei un ragazzo estremamente giovane, quando si parla con i giovani vedi la speranza, l'energia. E, che in Italia manca delle volte, è un pessimismo cosmico che ci pervade. Invece secondo me un giovane deve essere ottimista, deve avere voglia di imparare. Io ho avuto la fortuna di imparare, perché ho avuto dei maestri che hanno avuto la pazienza di farmi. Traspare questo, anche questo aspetto di ispirazione in un certo senso. Guarda, una delle figure, allora, dal punto di vista tecnico, una figura da cui ho imparato molto, ma era anche un grande designer, era Luigi Leandri, il proprietario, insieme al fratello Armando, di Genesi. Ma poi Luigi Macaluso, Carlo Crocco, e tanti altri. Io ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi designer italiani, c'è un certo, non se ne parla abbastanza, ma c'è un certo Franco Giolla, che era il designer di Patek, che per noi è stata un'altra figura molto importante. Lui aveva fondato un marchio che si chiamava NHR, lo Sparviero. Certo. Ecco, andatevi a vedere quell'orologio, che ha avuto un grandissimo successo, è durato poco perché lì c'è una storia di donne che... Però lui era un personaggio eccezionale, questo Franco Giolla. Perché poi anche il bello di questo settore è che sono sempre figure comunque colorate. Particolarissime. Assolutamente. La nostra esperienza di lavoro con Pomellato, con grandissimi designer, è stata molto importante.
la nostra esperienza con le forze armate, dove comunque lavorano grandissime competenze. Noi abbiamo lavorato per l'aeronautica, per la marina e per l'esercito. Scusa, tutto questo in quanti anni? Sono quasi mi 40 sembra, anni. Però mi sembrano belli pieni. Sì, sì, molto intensi. Caspita. Molto intensi. E poi oggi lavoriamo anche tanto per gruppi. I grandi gruppi francesi spesso utilizzano dei contractors o si fanno aiutare su certi aspetti e abbiamo, diciamo, rapporti un po' con tutti. Però un'altra figura straordinaria è Virgil Abloh, con cui abbiamo avuto la possibilità di lavorare, una persona straordinaria che aveva un gusto. Cosa avete fatto con lui? Non si dice, però di lui posso parlare, non si dice neanche perché marchio. Siamo tutti vincolati da contratti. Comunque, ecco, devo dirti, ecco, ho avuto la fortuna di lavorare con persone da cui c'era da imparare. Questo è stato importantissimo. Beh, e oggi, per ultimo, Sandro. Ma guarda, Sandro è un'amicizia nata tempo fa, per affinità. Ci siamo subito come trovati. Come vi siete incontrati? Vicenza? No, era un po' casualmente. Noi siamo comunque sponsor da tanti anni di un premio che si chiama Premio Amerigo, che peraltro c'è stato ieri okay. mattina. È un premio che si svolge presso il consolato americano, vengono premiati dei giornalisti che parlano dell'America. Mm-hmm. E quindi l'ambasciata americana da sempre favorisce questi rapporti tra Italia e Stati Uniti e noi siamo sponsor di questo evento da tanto e l'orologio, l'hotel Orologio era co-sponsor e per questa cosa c'è stato un collegamento, ci siamo trovati, conosciuti, io lo conoscevo di fama, forse lui conosceva anche lui un pochino di noi essendo toscani, ma c'è stata subito grande simpatia e dopo un po' ci è venuto in mente dobbiamo fare qualcosa insieme. Poi c'è stato il Covid che ha frenato tutto, che ha fermato un po' tutto e rilanciato normale. E poi diciamo un'amicizia comune che è quella di Ugo Pancani ci ha entusiasmato su questa storia straordinaria dell'orologeria italiana che io non conoscevo e quindi avendo sempre lavorato a testa bassa non capivo se non il fatto che in Italia c'era una enorme passione per l'orologeria come non c'è in nessun altro luogo al mondo, che c'era grande competenza, che c'erano grandi impianti industriali, che l'orologeria fosse nata in Italia con Dante Alighieri che descrive da appassionato di orologi, con Brunelleschi, con Leonardo da Vinci, con Galileo, sì qualcosa avevo sentito ma... Poi sono venuti fuori nomi di grandissimi orologiai sconosciuti ai più, ma che hanno fatto cose straordinarie. Certo. E quindi abbiamo una tradizione che ci arriva da avi incredibili, che hanno fatto veramente la storia del mondo e ci rendiamo conto che forse ce l'abbiamo davvero nel sangue, questa passione. Sì, forse un motivo c'è, esatto. Questo motivo c'è. E tornando al fatto che in Italia abbiamo sempre lavorato molto per la Svizzera, da cui abbiamo imparato anche molto, ma da cui anche la Svizzera ha ricevuto molto. Un altro mio grande amico è stato Carlo Fontana, con cui mi sento spesso e che fa parte di questo gruppo di persone che vuole rilanciare l'orologeria italiana, che veramente ha avuto un ruolo straordinario in orologeria, in particolare per l'orologeria svizzera. Sì, certo. E da lui abbiamo imparato, abbiamo collaborato tanto, anche lui è un grande amico. Ma con Sandro insomma c'è stata questa volontà di fare un salto di qualità nella nostra amicizia e metterci a lavorare insieme. Io ti assicuro mi sono divertito, credo insieme a lui, nel fare questa collezione mettendoci tutto l'impegno e anche lì ho trovato una figura da cui c'era molto da imparare come competenza perché Sandro non è solo un collezionista, è una figura di grandissima competenza che valuta ogni dettaglio con grande esperienza, naturalmente più legato al vintage certo. di me e quindi abbiamo messo insieme un po' la conoscenza tecnica, il design moderno con il gusto, la competenza invece dell'orologeria vintage. Infatti mi sembra una perfetta sintesi alla fine perché il gusto da un lato, come hai detto giustamente tu, è molto... Anche quello di Sandro, quindi un po' flamboyant quasi con le pietre, con i colori,
però alla fine con tecnica e comunque anche performance, se vogliamo, che sono attuali, contemporanee. Beh, una cassa di questo genere, per esempio, se la facessimo in acciaio non tiene neanche la polvere, invece fatta in titanio con questo sistema comunque tiene 5 atmosfere. Quindi che in questo orologio diciamo 5 atmosfere vere, ma in questo orologio forse non abbiamo persone che hanno voglia di fare immersioni, no? Però ti dà una certa sicurezza. L'orologio secondo me è venuto veramente benissimo, curatissimo, dalla corona in combinazione con il quadrante e con il colore del fondello. E poi qua apriamo tutto un altro capitolo, che è il capitolo Oysa, che lo Questa stesso. È stata un'altra cosa veramente interessante, e lì è stata una convergenza di stelle che ha portato un giorno il nipote del fondatore di Oysa. Io ricordo che in Genesi, quando andavo in Genesi le prime volte, ai tempi, per farvi un numero, Genesi produceva 500.000 orologi all'anno, una piccola azienda. Ma per farvi capire i numeri. Quindi era proprio un sito, cioè produceva? Caspita, a Milano si producevano 500.000 orologi all'anno. Wow. Io però entrando nel corridoio c'era questo, diciamo, le varie cassettiere dei fornitori, ce n'era una con tutto un sedimento e c'era scritto Oysa e non avevo ben capito cosa fosse. Poi un giorno Leandri mi ha spiegato che Oysa era una fabbrica di movimenti di Milano con cui loro collaboravano, loro vendevano le casse a Morezzi, che era il fondatore, e Morezzi gli vendeva i movimenti. C'era questo certo. Un giorno mi chiamano da Milano il nostro direttore e mi dice: guardi, c'è un signore qui che dice di essere il vecchio proprietario di Oysa e che vorrebbe fare una serie di orologi con dei movimenti che ha ancora del nonno, ma lei Mantovani che... aspetta un attimo, fissa un appuntamento che voglio. E dopo quattro chiacchiere lì si è unita a questa idea un'azienda che si chiama Officina Meccanica Futura, che fa micromeccanica di altissimo livello a Pavia. Si è unito un tecnico di straordinario livello che era Berizzi, Fausto Berizzi, che aveva lavorato quando noi eravamo partecipati da Hublot, lavorava in Hublot, ma è stato direttore tecnico di Frédéric Piguet prima, poi di Fauché Manufacture e di Atocalpa per tanti anni, e ha deciso di entrare in questa sfida perché è italiano, di Bergamo, e ha sempre visto questo ruolo dell'orologeria orientato a dimenticare quello che aveva fatto l'Italia e ha voluto dare il suo contributo, quindi insieme credo che noi abbiamo svolto più un ruolo di aiuto tecnico, ma non sull'aspetto costruttivo del movimento quanto su tutto quello che riguardava poi la messa a punto, perché aveva dei tempi non aveva la struttura che oggi ha invece per fare questo, e siamo arrivati a un risultato secondo me straordinario in un tempo relativamente breve, perché sono 5 anni, ma di lavoro importante, e sin dalla prima serie, sin dai primi prototipi, il funzionamento era eccellente. Cioè, ci siamo dati come missione una affidabilità impareggiabile, quindi un prodotto che Ugo Pacani dice sempre una cosa: il lusso nell'orologeria deriva dal concetto di come vuoi organizzare la durata di ciò che fai. Certo, deve essere quindi un po' eterno. Esatto, quindi abbiamo cercato di trasmettere questo insegnamento in questo movimento che deve essere super affidabile nel tempo. Quindi credo che ci siamo riusciti, e credo, ecco, ripeto, dal primo prototipo e dell'affidabilità eravamo certi, della precisione perfetta un po' meno, invece in macchina immediatamente le prime serie facevano più 2, meno 2, più 3, meno 3 secondi al giorno, quindi in tutte le posizioni, quindi abbiamo detto ci siamo,
ci siamo. E tu riesci a seguire tutto questo? Riesci a stare dietro a tutte queste cose? No, perché comunque le conosci benissimo, quindi si vede che te ne occupi e che sì, sei partecipe, certo. Però caspita, mi sembra una vita che ce ne vogliono due a viverla. Beh, sicuramente abbiamo lavorato tanto, c'è ancora tanto da fare, è una sfida continua, però ultimamente ho trovato dei grandi aiuti, quindi c'è un amministratore delegato che mi aiuta, io ho sempre fatto presidente e amministratore delegato, oggi c'è un amministratore delegato di grande esperienza, con cui abbiamo fatto un percorso sugli occhiali, perché nel frattempo abbiamo anche fatto una società che produceva occhiali, che invece poi abbiamo preferito trasformare in una licenza con il gruppo Essilor Luxottica, e l'amministratore delegato di questa società del gruppo Essilor, che ha preso la licenza e ha fatto questo percorso con noi, ha poi deciso a un certo punto di venire da noi con me in questa funzione, e per me questo è un grande aiuto. Inoltre, ecco, la nostra è una società molto familiare, però Caterina ha trovato un grande aiuto anche dal punto di vista della comunicazione con Andrea Tremolada, che è una figura di grandissimo spessore perché ha lavorato per tutti i grandi gruppi del lusso, c'è un certo legame con la famiglia Ferragamo, ma lui è stato lì rimaniamo in Toscana anni, certo. creando davvero una lì è stato Versace, Tom Ford, certo. Ferragamo, Cavalli, Missoni, quindi è arrivato da noi dopo tante esperienze, e credo che oggi sia un altro asset importante. Dobbiamo pensare un po' allo sviluppo internazionale, e credo che questa collezione con Sandro abbia grandi chance di porci, anche perché abbiamo finalmente un movimento Made in Italy di livello, nella possibilità di entrare nei mercati internazionali sulla fascia prezzo che desideravamo ottenere. Devo dirti che ascoltandoti, secondo me questo è veramente un po' la sintesi di tutto quello che mi hai detto fino adesso. Questo orologio penso proprio lo sia, da un lato il movimento, l'expertise sulla cassa, il gusto, l'italianità, insomma penso che racchiuda un po' tutto. Poi devo dire, per me grande dettaglio sia il cinturino colorato, che ci vuole un po' di colore, ma il bracciale avete fatto un lavoro superlativo. E con questo ti chiedo due cose, poi chiudiamo che abbiamo detto già tanto. Ci puoi anticipare qualcosa sulla tua visione del futuro da un lato dell'orologio e dall'altro lato di Lockman, e dove trovi oggi l'ispirazione? Ma guarda, allora oggi l'azienda è un pochino più organizzata e siamo un team, e anche le ispirazioni si condividono e si costruisce. Quello che credo debba fare Lockman è un salto di qualità dal punto di vista proprio del management, dell'organizzazione, della visione, del budgeting, campi che non sono esattamente quelli che io amo di più, io sono più creativo, più prodotto, ma necessariamente l'orologeria Made in Italy, non solo noi, secondo me deve avere le basi per porsi a un livello più alto. E noi abbiamo un'esperienza con marche decisamente più alte di Lockman, abbiamo sempre lavorato con marche importanti, quindi abbiamo il know-how, ma senza il movimento OISA non saremmo stati credibili sul mercato internazionale a un certo livello di prezzo. E poi devo dire che avere anche la possibilità di movimenti di alto livello accessibili, noi siamo un tassello di OISA perché ci sono altri imprenditori con noi, e quindi è un team di persone, di soci che lavora in modo affiatato, e io spero che anche altre aziende italiane approfittino di OISA. Noi siamo un cliente, siamo anche un socio, ma la società è guidata in modo saggio dal nostro Perrotta, che è l'amministratore proprietario di Officine Meccaniche Future, è amministratore unico, adesso forse faremo un consiglio di amministrazione, ma lui è l'amministratore unico di OISA, e io credo che insieme a Fausto Berizzi siano un team eccellente, quindi mi fido completamente, sono loro che gestiscono l'azienda e danno a tutte le aziende italiane che vogliono fare un percorso di qualità, che secondo me è indispensabile, la possibilità di elevare
il livello, porsi sul mercato con un Made in Italy che è anche sintomo di grande qualità. E è quello che dobbiamo fare. Quindi è rischioso, è difficile, è costoso, ma secondo me il Made in Italy anche in orologeria deve essere significato di grande qualità e quindi anche il livello di prezzo necessariamente deve salire. Beh, io intanto ti ringrazio, sicuramente in bocca al lupo, perché è un lungo percorso, ma di cui sono sicuro che insomma darà risultati e soprattutto gioie, perché mi pare che lo stia già facendo. Direi che abbiamo detto un sacco di cose molto peraltro belle, tante che non conoscevo, un po' ho avuto modo in questi giorni di carpirle. Avremo sicuramente modo di vedere meglio l'orologio, che merita molto. Io intanto ti ringrazio moltissimo, è stato un grande piacere. Grazie a voi per averci seguito e ci vediamo in un prossimo video.